Buongiorno ragazzi, con questa vista tantissima neve dalla Lapponia finlandese e oggi il cielo mi sa che promette neve, mi sa di sì. Volevo farvi vedere il mio trucco, ma secondo me lo vedrà Laura che passa da tutta da benzinaio. Sì. Poi la metto anch'io, la faccio vedere. E, no, volevo farvi vedere il trucco. In realtà, secondo me è meglio se ve lo faccio vedere con la luce naturale tra poco. Ho messo la matita labbra di Diego Dalla Palma, quella di Diego Dalla Palma per Belen, e mi piace tantissimo. Più scura del solito, dei soliti colori che utilizzo, però mi sta piacendo tantissimo. Mi sa che l'ho utilizzata, cioè la indossavo anche nell'ultimo vlog che ho caricato. E poi soprattutto volevo farvi vedere i prodotti che ho portato per i capelli perché sono stati una nuova scoperta. Sono di Pomelo, questo brand già sicuramente lo conoscete perché già ve ne avevo parlato tempo fa, ma questa linea in particolare che è Color Lock mi sta piacendo tantissimo e mi sono portata, sì, questo che è lo shampoo che come vedete purtroppo quasi finito, è fantastico perché è molto molto delicato sui capelli ma li lava bene. Ho visto che i miei capelli, anche l'extension, tendono a scolorire, a perdere un po' il colore appunto dei colpi di sole. Questa linea Color Lock è fantastica, ma non solo, sono anche molto idratanti ed ho portato anche il balsamo a casa di questa linea, ma ho portato la maschera con me che è favolosa, purtroppo l'ho quasi finita, ma è spettacolare. Si tiene 30 minuti in frigorifero prima di utilizzarla e si solidifica il prodotto perché così è liquido, si solidifica e va applicata prima dello shampoo, quindi faccio l'impacco, lo tengo in posa una quindicina di minuti e poi vado a lavare i capelli con lo shampoo. E questa, ragazzi, è fantastica questa maschera, veramente. Penso di avere ancora un paio di applicazioni, ma è top. Anche per quanto riguarda gli inci, questi prodotti sono fantastici, contiene macadamia questa maschera ed è formulata con proteine vegane. E sempre della stessa linea ho portato con me anche il balsamo senza risciacquo, questo va spruzzato sulle lunghezze e sulle punte. Io mi concentro appunto soprattutto sulle lunghezze e sulle punte ed è un balsamo senza risciacquo che mi lascia i capelli super super morbidi. Infatti non sto usando neanche la piastra tipo in questi giorni che sono qua, perché veramente questi prodotti mi aiutano tantissimo a lisciarli e a soprattutto soprattutto togliere l'effetto crespo. L'ultimo step lo facciamo assieme e spruzziamo il balsamo senza risciacquo. Appunto, mi concentro su lunghezze e punte perché le punte sono sempre quelle che si rovinano prima. Un profumo buonissimo, tra l'altro, un profumo di dolcetti questi prodotti che mi fa venire fame. E poi, quando ho finito sulle lunghezze, faccio solo un paio di spruzzatine anche sulla radice. E poi, per finire, spazzolo i capelli. Ho portato spazzolina piccolina da viaggio con me, delicatamente naturalmente perché ho l'extension, quindi devo stare attenta. Qui con la luce sicuramente vedete meglio il risultato sui miei capelli e vedete meglio anche il trucco. Semplice semplice, ma appunto ho messo tanto tanto mascara e questa matita che mi fa impazzire. Ed eccoci con le nostre tute da benzinaio, fantastiche. No, in realtà sono le tute che ti danno qua nel resort, però sono molto utili e ci siamo imbacuccate così perché vabbè, adesso stiamo andando a fare colazione, ma poi andiamo con la motoslitta al villaggio di Babbo Natale. È una figata pazzesca, però non abbiamo ben capito se la motoslitta dobbiamo guidarla noi, perché io non sono capace e non mi fido delle mie capacità. No, non ti devi fidare neanche di me. Ma io, infatti, la mia speranza eri tu. Quindi praticamente siamo fregate, ragazzi, quindi non abbiamo ben capito. Speriamo ci sia il tipo figo di ieri che ci ha portato a vedere l'aurora boreale. Sarebbe figo però che ci portasse lui. E qui ci sono le renne. Buongiorno signora renna. Questo è il signorino, quello anche, quella laggiù invece signora. Buongiorno renne. Ok, la cosa strana è che ti si conduce
congelano i peletti del naso. Ragazzi, è una sensazione che con questo freddo veramente dovete provarlo una volta nella vita. Questa è una specie di igloo, che però purtroppo non si può entrare, è una casetta. E questo è il ristorante, attualmente segna meno 5. Colazioncina, ho preso lo yogurt con i mirtilli, che qui sono ovunque, abbiamo appurato, e o ribes, forse si chiamano quelli rossi, vabbè. E poi ci ho messo su semini di zucca e un po' di riso soffiato. E poi ho un tè caldo al limone e un bicchiere di succo d'arancia. E questo è il ristorante, molto molto bello. Solitamente ci mettiamo vicino alle vetrate, ma oggi per fare prima ci siamo messi più vicino al buffet. Però è molto molto bello mangiare con la vista bellissima della neve. È anche molto caratteristico, come potete vedere è tutto in legno. E siamo qui davanti al nostro punto di ritrovo, appunto per la snowmobile. E ci sono anche altre persone che stanno aspettando di fare altri tour. Tra un po' si parte. Qui c'è questa slitta bellissima. E questo è il nome del resort in cui siamo, si chiama Apuka Resort ed è appunto nella cittadina di Apuka, qua in, insomma, in Lapponia, vicino Rovaniemi comunque. E queste sono tutte pellicce di renna che qui sono ovunque, loro la mangiano e poi le pellicce, le pelli le usano appunto per scaldarsi. E con questa slitta, tra l'altro, andremo domani, vi filmerò anche un vlog. E guardate qua, questi non sono muri ma è neve spalata e utilizzata appunto come muro e neve. C'è la guida che sta facendo vedere come si guida la motoslitta, anche se a noi non servirà perché non ce la sentiamo. Noi non servirà questa spiegazione perché ci mettono, se noi non ce la sentiamo di guidare, ci mettono tipo nella carrozza che trascinano dove vanno i bambini. Però ragazzi, molto meglio così se non ce la sentiamo. Lì ci sono le motoslitte e quella blu è la carrozzina dove ci metteranno, perché ci sono ancora posti vicino ai bambini, quindi top. Voi non potete vedermi, però praticamente ci siamo io e Laura in questo coso, in questo... ci sono solo bambini e noi due. Ci hanno chiamato la tata, le tate. Sì, le tate. Stiamo aspettando il nostro autista fidatissimo che ci porterà da Babbo Natale. Non so, stiamo cercando di capire se questo si chiama... Come no? Sì che esistono, sono buonissimi, io li prendo sempre, ma non mi ricordo. A me non esiste questo pasto. Davvero? Hai visto? Io sì, sia a Trieste che in Olanda li trovo. Però mi sa che non si chiamano solo gnocchi. Ragazzi a casa, ditecelo voi, 2,80 euro come... Ma io sono sconvolta, gnocchi questi. Madonna. Poi vabbè, hanno le Pringles, questi cereali. Qui siamo insomma nel tipo un piccolo non lo so, piccolo supermercatino qua al villaggio di Babbo Natale. Succo al mirtillo che non manca mai, ragazzi, qui ci sono mirtilli ovunque. E vari prosecchi. No, no, non è prosecco, questo è l'acca seljancucca. Non so che cosa sia. Patatine. E il tonno calvo, se vi interessa. Non so se c'è anche quello con i capelli, però quello calvo c'è. E poi varie patatine. Qui abbiamo un sacco di caramelle. Che buone! Sembrano buonissime. Caramelle. E poi altre caramelle sotto. E questo che costa? E c'è Babbo Natale disegnato su. Oh, sono biscotti, che buoni! A forma di cuore, che carini! Però questa è la bandiera svedese, non finlandese. Carini. Ci sono un sacco di tè.
con le renne. Bello questo set per il tè. Miele finlandese che non ho mai assaggiato. Che strano. Deve avere qualcos'altro. Sì, decisamente non è solo miele. Caramello. Poi qui ci sono tutti i souvenir. Sacco di roba. Le renne, pinguini, le decorazioni natalizie, che belli! No, vuoi il cappello di foca? Era là! La guida ci ha detto che qui vendono i cappelli più caldi al mondo, che sono di foca, però, poverine, le foche, però per loro qui... Abbiamo capito che è completamente normale, abbiamo pranzato con la guida, gli chiedevo un sacco di roba e lui mi diceva che per i finlandesi avere tipo il fucile e andare a caccia è una cosa molto molto comune, è così che sopravvivono, insomma, specialmente chi abita lontano dalle grandi città. Lui mi raccontava che vive 500 km ancora più a nord di qua. E fanno così praticamente, cioè si procurano il cibo spesso cacciando. Tutti i souvenir, la prugna con le renne, gli aschi, no, mi sa che questa non è renna, ma questa è la mousse, come si dice di nuovo, mi sono dimenticata, le alci. Mi diceva la guida che un'altra cosa molto tipica e che anche lui va a cacciare sono le alci. Sì. Non so perché teoricamente non si dovrebbero fotografare. Non ho capito, comunque sono questi capelli di foca, ve li faccio vedere illegalmente, questi. E qui, proprio all'interno di questo piccolo mercatino, insomma, negozietto, si entra per andare a conoscere Santa Claus, Babbo Natale. Tra un po' entriamo. Il tappeto, guardate, tipo la tombola. Che figata. Prima di andare da Babbo Natale, volevo solo prendere un piccolo souvenir, che come sapete, nei miei viaggi prendo sempre un souvenir. Giusto una cosina, così, un soprammobile, non proprio portachiavi, più soprammobile. Che carino. Il trenino di Babbo Natale, Arctic Circle, c'è il Finman. Non ci sono tutti i piattini, però io volevo... un soprammobile, bicchieri, tazze, molto belle, però troll, che carini, la bandierina della Finlandia, quanto mi piacciono, sono troppo belli, cioè lo so che sono brutti, però a me piacciono. Allora, questi sono tutti fatti con pelle di renna. Tutte queste cose qua, gli scrunchie, marsupi, borsellini, pazzesco. Alla fine ho deciso di prendere il troll, ne ho cercato uno con cappellino e maglietta rosa, bandierina finlandese, ma sì. No ragazzi, stavamo lì, ci stavamo facendo le foto come delle sceme e a un certo punto da una porta inaspettatamente esce Babbo Natale. E io e Laura così, e lui, buongiorno, e noi, e io, ciao, senta, gli ho detto, ciao Babbo Natale, che figura che ho fatto, che figura, mi sono sentita tipo come se avessi 5 anni. Comunque sto assaggiando il lecca lecca con le bacche tipiche di qua, buonissimo. E qui ci sono tantissime letterine, queste sono solo alcune, ma ce ne sono tantissime altre sui muri, e queste arrivano dal Giappone. I bambini le mandano dal Giappone e arrivano qui al circolo polare artico da Babbo Natale. Dice, ecco il Babbo Natale! Ecco il Babbo Natale! Che ritorna! Oddio! Oddio! Ma perché mi emoziono così tanto? Oddio! Babbo Natale! Oh mio Dio ragazzi, Babbo Natale! Ragazzi, che emozione! Sono super emozionata. Ma io non mi immaginavo di essere così emozionata. Non so anch'io, cioè vedete. Non lo so. Ok, adesso mi calmo.
Respira, Nico. Respira. Sedere sopra le gambe. Sì, anch'io pensavo di stargli vicino. Invece sto cavolo di Covid ci doveva essere il coso di plastica in mezzo. Sì. Vabbè. Però bambini, posso dirvi una cosa, anzi non solo bambini, anche grandi. È vero che Babbo Natale parla tutte le lingue del mondo, perché ci ha detto anche qualcosina in italiano. Questa cosa mi ha colpito. Ragazzi, abbiamo passato il circolo polare artico. Siamo ufficialmente nell'Arctic Circle, il circolo polare artico. Non ci posso credere. Sta nevicando tantissimo, la nostra guida è pazzesca, veramente, devo dire. Sto ragazzo ci ha cercate per farci le foto, per trovare dov'era, cioè... È stato carinissimo, qui c'è anche un albero, potete vedere ci sono tutte le bandiere di tutti i paesi del mondo. Bellissimo. E questa, ragazzi, è proprio la linea del circolo polare artico che sta tra queste colonne. Adesso ovviamente non si vede perché sta a terra ed è coperta dalla neve, ma il posto è questo. Laura è rimasta malissimo perché voleva mettersi sulle ginocchia di Babbo Natale. Comunque questa è un'altra casetta dove c'è Babbo Natale, molto bella. Notare alberi di Natale ovunque, anche se siamo a marzo, ancora con le decorazioni. Pupazzi di Natale giganteschi ovunque. Che figata. In questo mi diceva la guida, Marimekko è un brand molto conosciuto qua in Finlandia, è un brand finlandese di vestiti, cosa per la casa mi diceva, penso anche vestiti. Che figata. Abbiamo scoperto come fa Babbo Natale a rallentare il tempo, a portare i regali a tutti i bambini nella stessa notte. Vedete, qui c'è il tempo normale. Ma loro qui, al circolo polare artico dove c'è Babbo Natale, hanno il time regulator che rallenta il tempo, come potete vedere lì, la Terra gira molto più velocemente, e invece nel Christmas time, nel tempo di Natale, gira molto più lentamente, e questo permette a Babbo Natale di portare i regali a tutti nella stessa notte. Abbiamo svelato il mistero, ragazzi, è lui, è il time regulator. Tornata in stanza dopo un viaggio abbastanza difficoltoso perché faceva freddo, tantissima neve, ma insomma adesso siamo qui al calduccio con la cioccolata calda, che qui sono buonissime, ragazzi, cioè voi non potete capire. Tra l'altro abbiamo scoperto che il Babbo Natale che abbiamo visto non era esattamente quello ufficiale, ma quello ufficiale era il secondo che vi ho fatto vedere, l'altra casa di Babbo Natale, ma c'era talmente tanta fila che non siamo riuscite a fare poi la foto con l'altro Babbo Natale, quindi abbiamo pensato, visto che domani pomeriggio siamo libere, di tornarci e poi ci faremo un giretto lì, insomma, quindi... Sì, ovviamente anche domani filmo un vlog, quindi vedrete tutto. Non penso che si veda da qua, ma sta... no, la neve, dico... Sta ancora nevicando. Ah no, in videocamera non si vede, però tutto il tetto è tutto pienissimo di neve. Quindi stasera non si vedono le stelle. No, no, vabbè, che comunque in ogni caso. Sono più o meno le 18.30 e stiamo andando a cena. Il ristorante apre alle 18 e noi onestamente, avendo pranzato tipo a mezzogiorno, siamo giusto un po' di appetito abbiamo, giusto un po'. Quindi, sì, che meraviglia, ragazzi, ha smesso di nevicare nel frattempo, anche se il cielo è ancora nuvoloso, quindi non lo so, potrebbe ancora nevicare in realtà, non fa però così tanto tanto freddo, secondo me stamattina faceva più freddo che nevicava, adesso è più fattibile. Il ristorante è vicinissimo alla stanza, quindi in realtà non c'è tanto da camminare, anzi niente, ed è questo. Questo è il buffet, ci sono un sacco di cose buonissime, le patatine, le patate al forno, i nuggets di pollo, salmone, ragazzi, io non ho mai mangiato salmone così buono come qua in Finlandia, cioè è pazzesco. Poi abbiamo varie insalate,
abbiamo hamburger, c'è un sacco di roba anche per i vegetariani in realtà, ci sono hamburger di verdura, poi quello è cioè un pesce bianco, carne, stufato di verdure, qui c'è una zuppa ogni giorno, qua ci sono formaggi, pane nel cesto e poi verdure, couscous, insalate. E lì c'è invece la zona dessert con i dolci e la frutta. Io ho preso, naturalmente, che sono una delle mie cose preferite, anche se c'erano anche le patatine fritte, ma ho preso le patate al forno con rosmarino. Poi ho preso, sicuramente ne prenderò ancora, il pesce bianco. C'era scritto solo pesce bianco, quindi non sono sicura che tipo di pesce sia, ma mi piace tutto. E poi naturalmente il salmone, che ragazzi, appunto, qua, cioè io non ho mai mangiato salmone così buono. Poi abbiamo preso un po' di formaggi, tipo questo, è a forma di ciambella, si prende tipo pezzettini, e non ho idea di che tipo di formaggio sia, probabilmente una cosa tipica, quindi volevo giusto assaggiare. E poi altro formaggio che sembra abbastanza stagionato, ma secondo me è buono, un po' di pane. Poi ho preso succo alla mela e succo al mirtillo rosso, qui sono mirtilli appunto, si sa, e Laura ha preso una minestra di verdure. E il resto è già finito. Salmone, poi insalata. Beh, giusto. Insalata di orzo, edamame, fagioli, insomma. E per finire, cioccolata calda e caminetto, ragazzi. Meraviglia. Tra l'altro c'era anche un marshmallow qui, ma me lo sono già pappato. E ho trovato la cioccolata alla menta. Come sapete, l'abbinamento cioccolata e menta mi fa impazzire, quindi è tipo la cioccolata più buona al mondo per me. Ragazzi, in realtà siamo già il giorno dopo, la mattina dopo, ma ieri eravamo così distrutte che siamo andate a dormire. Mi sono completamente dimenticata di filmare la fine del vlog, quindi vi saluto adesso e vi anticipo già che ci sarà un altro video del vlog di oggi, quindi vi aspetto al prossimo video. Bacio grande, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e vi aspetto con un nuovo vlog dalla Finlandia. Ciao.